che oggi probabilmente è ancora più valida, è che i momenti di rottura o le crisi o i passaggi politici avvengono in pezzi inaspettati. Cioè non è che esiste uno schema per cui la rottura avviene lì tra i lavoratori della Fiat. Non è vero, non è vero. Può avvenire per tutta una serie di processi materiali in altri settori. Allora è chiaro che un'organizzazione come questa c'è il problema di essere presente in tutti i settori, proprio perché deve. C'è un altro pezzo interessante, cioè secondo me è utile, il problema della capacità di cambiare le forme, cioè la necessità dentro questa attività di cambiare le forme della presenza, cioè una plasticità. Forse noi come esperienza ce l'abbiamo, perché abbiamo 36 nomi, 36 sigle, per cui da questo punto di vista ce la siamo mantenuta come caratteristica. C'è qualcuno, manco ci ritrovo più ogni tanto, per cui forse abbiamo ceduto da questo punto di vista, però questa è una cosa credo che va riconfermata, forse anzi va moderata. E poi c'è un'altra cosa interessantissima, cioè che come dire, che è una sorta, io dico, le cito per punti perché effettivamente sarebbe necessario e utile che i compagni andassero a leggere queste cose qua, cioè che la necessità di leggere la realtà senza rimanere legati alle forme, capendo che dietro vecchie forme si possono sviluppare nuovi contenuti e che nuovi contenuti possono stare dietro vecchie forme. Sembra uno schema molto teorico, però io faccio due esempi. Schema dialettico. Sì, però è uno schema che sta là, no? Allora io faccio due esempi invece molto, cioè che sono stati, che sono utili per capire. Uno passato e uno che potrebbe essere attuale. Quello passato è la vicenda di Rifondazione, che Rifondazione in realtà ha presentato una forma nuova di partito, di movimento, di organizzazione, ma riproponendo contenuti noti e arcinoti, tutto quello che poi era la storia peggiore del Partito Comunista Italiano e probabilmente la storia peggiore pure, anzi sicuramente, del movimento extraparlamentare. Questa è una cosa, per esempio, che noi abbiamo capito, ma abbiamo faticato molto nel capire, perché questa organizzazione è stata per diversi mesi, non anni, a porsi il problema della Rifondazione Comunista. Fortunatamente l'abbiamo sciolto in un modo che forse è schematico, sicuramente schematico ma corretto, però questa è una cosa che, con la quale ci siamo misurati. Un altro problema invece vorrei porre, che è esattamente l'inverso, come dire, nuovi contenuti sotto vecchie forme. Voi sapete che ci stanno tutta la serie di incontri internazionali, ogni volta c'è un poi c'è l'Ocse, c'è il Fondo Monetario Internazionale, c'è l'ONU, tutti vanno là, fanno manifestazioni. Noi rispetto a questo tipo di situazioni abbiamo un atteggiamento molto distaccato, diciamo vabbè, è il solito movimento che va in giro, prima stavano in Italia, poi fanno in giro dappertutto. A me sembra, e in particolare la questione di Praga, la questione di Nizza, sembra che in realtà c'è una differenza, nel senso la forma rimane quella del movimentismo, in realtà probabilmente, su questo ci dovremo ragionare, non escludo che stanno maturando contenuti politici nuovi, perché sta cambiando la situazione in particolare in Europa, e non escluso che se noi stiamo troppo fuori da questa dimensione rischiamo di scambiare nuovi contenuti sotto vecchie forme. Ecco. Per cui io ho fatto questi esempi, non perché sono un capace dialettico, da questo punto di vista Stefano è molto più bravo di tutti noi messi assieme, credo che invece il problema che abbiamo noi è quello di leggere questo libro tenendo conto invece dei riferimenti che sono molto attuali e che francamente, io lo dico proprio come impressione personale, mi è sembrato, non so come dire, ce dovrò ritornare, anche perché poi queste cose dovranno essere scritte potranno essere forse spiegate con più chiarezza, con più immediatezza, e credo lì ci sono degli spunti interessanti che potrebbero essere utili proprio per le cose con le quali ci troviamo a misura oggi. Noi stiamo facendo un dibattito sulla sinistra, per esempio, io lo dico ai compagni che lo stanno facendo questo dibattito, che è un dibattito molto, come noi abbiamo un giudizio sulla sinistra che è pessimo da questo punto di vista,
ma in una situazione di questo tipo la modifica di certe condizioni generali potrebbe portare poi alla rottura degli equilibri e magari fa intravedere possibilità che prima non c'erano e così via. Lo dico per fare esempi così, dei dibattiti, di discussione, sta vicenda dei meeting, della globalizzazione, dell'iniziativa sulla globalizzazione, è un esempio, però credo che noi probabilmente dalla lettura del suo libro potremmo assumere forse un atteggiamento appunto più dialettico, in cui la questione della tattica probabilmente assume un rilievo diverso, col quale adesso dobbiamo farci i conti più di quanto ce l'abbiamo fatto in passato. Dovevamo più il problema di definire l'identità, noi in passato avevamo più il problema di definire l'identità, che eravamo, non abbiamo ancora compiuto questo lavoro, però quello era, se volete, l'elemento principale. Oggi abbiamo ancora questo elemento principale, cioè questo elemento rimane principale, ma probabilmente ci dobbiamo porre anche problemi didattici in modo più serio e strutturale. C'erano dei compagni più... Franceschini e Luca. Non fa la presidente, fa la spiritosa. Che Antonio faceva il presidente? No, facevo qui lui. Questo libro purtroppo è così denso di non solo di contenuti, ma c'è tante questioni che sarebbe bene non fare solo un incontro, ma farne più di uno, perché le questioni che solleva sono tante e la maggior parte sono attuali. Io però, scusate se faccio una questione personale, c'è un'affermazione di Stefano che mi ha messo un po' in crisi. La faccenda dice, ma del fatto la differenza tra noi comunisti e le masse, e la gente che troviamo per strada, perché porca miseria, noi stiamo qua e tutti si stanno a divertire, e ti viene abnegazione, dove hai messo il terzo elemento? Pensiero, sì. Attività e abnegazione, scusa. E noi siamo gli abnegati. Va bene, ma l'abnegazione, ho capito. Però questo fatto a me qualche giorno fa è entrata un'amica di mia figlia e mi ha visto là che stavo a studiare in questa maniera. Ma chi sta a fare? Ha strabuzzato gli occhi, come per dire, a un certo momento mi sono sentito distantissimo dal mio studio. La faccenda che è il problema che mi riguarda, però il distacco ci sta, non è che non c'è, a me è quello che mi crea il problema, non è perché lo so, uno spesso lo Stefano scherziamo e diciamo ci abbiamo pure la disgrazia di essere comunisti, non è questo, è la faccenda che purtroppo c'è una differenza reale, oggettiva, è questo che è in questo senso intendo, se no per una differenza personale. Hai convinto tu che è scappato lì. C'è Rina allora. Io volevo chiedere a Mauro, nell'intervento di questo non hanno rappresentato non una parte di massa, ma proprio dirigenti comunisti. Forse il concetto di aristocrazia operaria sottolinea quelle differenze che forse diceva Stefano a trovare invece i collegamenti per unificare. Cioè, vorrei che tu mi dia questo punto. Guarda, non l'ho detto io, ma mi sembra che non l'ho letto male.